Devo la dura vita del DJ mattutino. Entro nello studio centrale di Radio CRT con la luna che ancora brilla e ne esco con il sole molto spesso irraggiante, bello, già caldo. Beh, miracoli della radio. Buongiorno amici cari di Radio CRT, un abbraccio dal vostro amico Ugo Floro. Ci ritroviamo ed è sempre davvero un grande piacere dividere con voi questi molti pochi minuti, a seconda di come ognuno di noi li percepisca, tra musica e conversazioni. E a proposito di conversazioni, come gli aficionados sanno, noi abbiamo sempre almeno un ospite di giornata, quando in studio, quando by phone, e oggi telefonicamente abbiamo in collegamento, non so da dove, ce lo dirà lei, una giovane scrittrice, Antonella Mandarino. Antonella, buongiorno. Buongiorno, sei tutta vitamina B, Antonella, ma che bello. Decisamente. ci sta bene, come stai? Bene, grazie. Tu? Allora, Antonella, sì, io, che vuoi, da poco alzati, ma ormai è un'abitudine, tu probabilmente. Cerca di mettersi in moto in qualche modo. Brava. Da dove ci parli, Antonella, tu? Io da Chiaravalle Centrale. Ah, Chiaravalle Centrale, una gran bella municipalità. Una delle regine dell'entroterra calabrese. Se dovessi fare uno spot di pochi secondi a beneficio di quelli che non conoscono Chiaravalle, per cercare di attirare attenzione e per cercare di portarli nel tuo bel paese, cosa direste? Venite a Chiaravalle perché? Perché è il connubio perfetto tra la quiete e a volte anche la tempesta, quindi penso che ci possa divertire e al contempo rilassare. Eh beh, certamente, ma poi cosa c'è di bello a Chiaravalle? Diciamolo. Oltre a queste qualità spirituali. Intanto se mangia bene, questo lo so. Si mangia bene, ci sono alcuni posti che ovviamente come tutti i luoghi andrebbero valorizzati meglio, però certo. ci può insomma fare una bella passeggiata sia per il centro storico, se sul piccolo, sia in paese. Fa freddino di questi tempi, ma è un particolare. Insomma, sì, si sta bene però. Si sta bene, vero? Sì. Antonella Mandarino resterà con noi per un po', tra un gran bel pezzo e l'altro, perché ha una storia da raccontarci. Rimanete qui. Su Radio CRT io sono Ugo Floro, che abbraccia i ritardatari o quelli che si stanno sintonizzando alla chitichella, come si direbbe. L'importante è raggiungere il nostro solito numero di ascoltatori, perché la tribù di Floro in tanti minuti, ragazzi, è fatta di mattinieri, ma anche di coloro i quali mattinieri, con la scusa della buona musica programmata da Gibotti e Adriano Mollo in regia, lo stanno diventando. Perché poi è vero, si paga un prezzo ad alzarsi un attimino prima, ma poi si viene ricompensati. Oggi c'è un'ulteriore ricompensa, abbiamo una spremuta di vitamina B, perché c'è Antonella Mandarino. Antonella, eccomi. Dimmi la verità, ma in quanti ti hanno sfottuto e continuano a sfotterti per questo bellissimo cognome, peraltro? È un bellissimo cognome. In tanti, soprattutto in epoca adolescenziale, sì, è infantile. Che non hai superato da molto, perché sei davvero giovane. E come ti chiamavano? Come zio Ugo? Diciamo no. Spremuta? Diciamo, no. Con diversi epiteti, soprattutto anche in inglese a volte. Il più bello che mi ricordo è finora Miss Tangerine, quindi va bene. L'altra volta quando ci siamo conosciuti io ti ho chiamato Mandarina Duck, ti ricordi? Sì, esatto. Però tu mi hai detto: Ugo, arrivi un po' tardi, perché mi ci avevano già chiamato. Esatto. Sì, ho dei ricordi. Allora, la cosa più bella di questa ragazza, di questa nostra nuova amica, non è la sprizzante simpatia già dalle prime luci del mattino, ma è la sua bravura anche scrittoriale, perché Antonella ha deciso di capitalizzare l'esperienza, che è stata terribile un po' per tutti, del lockdown, del Covid, per farci un'opera letteraria. La tua prima opera letteraria? Sì, esatto, è la mia prima opera letteraria, la mia prima prova narrativa, e
ho deciso di mettere nero su bianco un po' di pensieri che solo in un momento di grande silenzio, di stupore collettivo, comunque anche di dolore, che è stato il lockdown, sono riuscita ad organizzare coerentemente. Tu sei giovanissima, ma hai sentito da subito, no, questa voglia dentro di te di mettere su carta quelle che sono state le emozioni, i sentire che ti ha trasmesso il Covid, ma non hai fatto un diario come hanno fatto tante altre persone, né tantomeno ti sei data alla saggistica, hai proprio scritto un romanzo partendo proprio dalla nefasta esperienza del Covid. Di che cosa narra? È la protagonista di questo romanzo, piccolo racconto meglio, è Serena ed è una ragazza che ha 23 anni, quindi pressoché una mia coetanea, si può dire. Sì, io non te l'avevo chiesta l'età, l'hai voluta dire tu, eh? Sì. L'ho detta io così chi ascolta capisce di fronte a chi si trova. E quando pensavo a Serena mi ha colpito la forza che aveva questa ragazza in primis di mettere un po' di chiarezza e ordine nei suoi pensieri. Infatti il libro inizia con una lunga analisi su quello che è stata la sua infanzia e poi da lì riflettendo sull'anno bisestile che è stato il 2020, l'anno del primo grande lockdown, certo, dell'emergenza, ecco, pensava a qualcosa di nefasto, comunque che ci fosse qualcosa nell'aria che continuava a tormentarla. E invece poi per contro, nonostante subisce durante il lockdown una storia abbastanza particolare che riguarda in primis soprattutto la madre, vittima di violenza da parte del padre, e di conseguenza... E non spoileriamo nulla più, diciamo che tutto questo sta in quel bisestile che l'opera prima... di Antonella Mandarino, giovanissima, poco più che ventenne, ma già all'attenzione, no, di un pubblico non solo giovane ma anche adulto, per la sua capacità di mettere a fuoco tematiche davvero già abbastanza mature, no? Ma forse più mature dell'età che lei ha, però è questa la bellezza di Antonella, che lei già le penetra con grande sicurezza, con grande padronanza, e noi la stiamo conoscendo, questa gran brava ragazza. A Floro in tanti minuti a Radio CRT. È una 23enne studentessa di lettere, una vita la sua un po' sospesa come tanti meridionali fuori sede, tra la dinamicità della capitale e che l'ammalia con il suo fascino, con anche le sue tentazioni, la storia e dove frequenta l'università e i sapori della terra d'origine, appunto la Calabria. Poi c'è Napoli, dove vive la migliore amica. Serena vive una situazione abbastanza particolare, vive nel pieno del Covid, della fase più cruenta della pandemia. Ma proprio in questo suo vivere, l'autrice di quel bisestile che ha proprio il personaggio Serena quale protagonista, la nostra Antonella Mandarino, ci dice che sono accadute altre cose, perché questa tua storia poi si intreccia con situazioni davvero poco belle che hanno a che fare anche con la violenza nei confronti delle donne. Un tema particolarmente sentito che tu hai voluto introdurre in questa tua prima opera. Perché? Esatto, io penso che non è mai troppa la sensibilizzazione che bisogna fare su questo tema e ho deciso di trattare e dar vita a questo racconto per rendere in qualche modo giustizia a magari alle tante donne, tante ragazze, certo, che subiscono non solo nel tempo della pandemia e che a maggior ragione hanno subito, perché costretti a stare più tempo in isolamento con i propri molestatori, e quindi è un modo di rendere loro giustizia. Magari Antonella, aver voluto parlare in un romanzo, no? In questa narrazione che probabilmente ha anche qualche appiglio autobiografico della violenza contro le donne, è un modo anche per rendere omaggio a quelle donne, a quelle ragazze, a quelle tue coetanee, tu sei giovanissima, che magari già soffrono di questo morbo, la possessività, la violenza psicologica e probabilmente anche altro. Assolutamente sì, certo. Tu hai notizie di queste vere e proprie rovine che poi distruggono la vita già a partire dalla prima giovinezza, se non si sta, esatto, attenti. Io penso, da studentessa, ma non solo da donna, penso che una delle qualità che ciascuno di noi dovrebbe maggiormente, diciamo, raggiungere nel corso della propria vita è quella di saper vivere e avere competenza sulle emozioni. C'è proprio una
una presa di coscienza su come gestire le emozioni, non solo le proprie ma anche quelle degli altri. Di conseguenza saper stabilire sempre dei limiti, avere rispetto in primis per se stessi e di conseguenza anche nel rapporto che si instaura con gli altri. Antonella, tu hai imparato a fiutare il pericolo dell'uomo orco, della classica faccia d'angelo che poi si rivela una merda? Purtroppo la nostra società è poliedrica, quindi è sfaccettata ed è naturale che nel corso della propria vita, io sono ancora giovane, ci tengo a sottolinearlo, probabilmente si avrà a che fare con un tipo d'uomo del genere, però appunto è necessario che le donne riescano ad essere più empatiche per cercare di capire sin da subito chi si trovano dinanzi. Questa è una qualità che a me sembra tu abbia già fatto tua, no? Almeno a giudicare dalla padronanza con la quale scrivi di determinati temi, è così? Penso di averci lavorato tanto, ma sono ancora in fase di elaborazione perché non ci si dà mai per vinti. Certo. E si insiste sempre cercando di avere a cuore sia il proprio bene che quello delle persone che ci vogliono bene. La lezione di Antonella Mandarino a Radio CRT in Floro in tanti minuti. Morning Show. Partendo dalla prima opera letteraria di Antonello Mandarino, quel bisestile di cui abbiamo parlato senza spoilerare troppo, altrimenti che gusto ci sarebbe a leggerla. Stiamo affrontando con questa giovane protagonista del mondo letterario, Antonella, appunto, la tematica della violenza contro le donne. E posso dirvi che guardare a questa tematica con gli occhi di una poco più che ventenne è un'esperienza che arricchisce, che apre e che ulteriori orizzonti, che dona ulteriori chiavi di lettura, perché poi ne parlano un po' sempre quelli grandi, è giusto che lo facciano, è giusto che ciascuno di noi dia il proprio impegno, assolutamente, questo è scontato. Però il fenomeno della violenza, visto, letto, con gli occhi dei giovanissimi, ci restituisce, ripeto, chiavi di lettura forti che ci aiutano a capire il grado di maturità rispetto a questo morbo che hanno acquisito i ragazzi. Sentendo parlare, e chi ci sta seguendo da un po', la nostra Antonella Mandarino, beh, io ho capito che il grado di maturità è davvero alto. Senti, Antonella, ma tu, parlando con le tue amiche che hanno delle difficoltà con i loro partner, le consigli, ha fatto breccia nella consapevolezza delle ragazze poco più che ventenni che oggi, rispetto a tanto tempo fa, ci sono molti importanti meccanismi anche a livello legislativo per difendersi, per tutelarsi? Assolutamente sì, è stato questo motivo di dibattito e di avvicinamento anche con persone che magari erano estranee alla mia cerchia di amicizia. E il fatto di volersi informare, di voler non tanto perché si è donne, in questo caso io non scrivo di violenza solo perché sono donna, ma penso che sia una questione dei diritti dell'uomo in quanto tale, non perché è donna. E penso che si parli sempre troppo poco, quindi la nascita di nuove associazioni che tutelano i diritti delle donne o comunque i centri di antiviolenza che stanno sorgendo, tantissimi, numerosi sul nostro territorio, è forse un segnale positivo che qualcosa, insomma, si sta muovendo, quindi questo è un dato che fa piacere. Tu che sei già così matura e scrivi anche di queste cose, come lo riconosci un uomo violento, che potrebbe essere violento, che dà segnali inquietanti? Se dovessi regalare un prontuario alle nostre amiche, soprattutto alle giovanissime che ci stanno ascoltando, alle adolescenti pure, perché no? Io penso che bisogna partire da un assunto fondamentale, che è la libertà. Libertà che non vuol dire fare quello che si vuole, ma significa rispettare la propria libertà così come quella dell'altro. Brava. Quindi laddove si inizia già a relazionarsi con una persona che ci vuole in qualche modo privare della nostra libertà, ma che sia personale, lavorativa, o anche perché è solo di hobby, non vedo il motivo per il quale bisogna, certo, restare laddove ci potrebbero essere questi rischi che poi si svilupperanno necessariamente in attacchi. Diciamo che i primi segnali inquietanti sono quelli forniti dalle ragazze che cominciano a fare rinunciare a meno, in qualche modo, certo, rinunciare ai propri hobby o rinunciare all'esigenza di stare in compagnia con le proprie coetanee, con le proprie amiche, magari per compiacere quella mente malata del proprio compagno. Questi, esatto, sono primi importanti segnali che, se vogliamo bene alle persone che li subiscono, dobbiamo dire, dobbiamo cominciare ad illustrare, dobbiamo
così metterglieli proprio davanti, perché poi probabilmente l'amore o altro fa sì che certi segnali neanche si vedano. Resta con noi Antonella Mandarino, restate con noi amici di Floro in tanti minuti Morning Show. Il Morning Show in onda tutti i giorni tra il lunedì e il martedì dalle 7 alle 8 su Radio CRT. Ci stiamo facendo una chiacchierata sui temi della violenza in questo frangente contro le donne con una giovane, brava, preparata, sensibilissima scrittrice quale Antonella Mandarino, che e al principio del nostro appuntamento odierno ci ricordava la sua prima e già fortunata opera, Quel bisestile. Allora, Antonella, come poter avere una copia del tuo libro che dice tantissime cose? Dacci qualche indicazione. Allora, Quel bisestile si può trovare su Amazon, che è un sito che si può raggiungere online, e quindi l'acquisto è possibile farlo proprio tramite questo mezzo per incentivare anche il nostro sud. Brava. Poi? E poi presto cercherò di farlo trovare anche in libreria, e poi sto iniziando a fare anche delle promozioni. Bene. Che sono diciamo dislocate. Non possono, ecco, non possono mancare le attività legate alla promozione, alla presentazione, al confronto che pandemia permettendo, ma ormai grazie a Dio siamo in fase calante. Consentiranno a te di incrociare il tuo pubblico, anche quello potenziale di lettori. E poi hai una gran brava levatrice letteraria, oltre che giornalistica, che è la nostra comune amica Maria Patrizia Sanso, che approfitto della tua presenza in etere per abbracciare e per ringraziare per avermi fatto conoscere questo talento di cui avete ascoltato voce e sensibilità. Antonella Mandarino, oggi una spremuta di mandarino. Un abbraccio Antonella, torna a trovarci altre volte. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Ciao cara, ciao. Una bella chiacchierata con Antonella Mandarino su violenza nei confronti delle donne vista dagli occhi dei ventenni, un punto di vista assolutamente privilegiato, di grande sensibilità, fuori da ogni filosofia, da ogni pedagogia del cavolo, e questo davvero lo riteniamo un regalo. Grazie ad Antonella per avercelo dato nella puntata che però sta finendo, quella di Floro in tanti minuti odierna insieme al vostro Ugo Floro. Non mi rimane far altro che stringervi, darvi appuntamento a domani sempre tra le 7 e le 8 e lasciarvi al Gigi Show che tra le 8 circa e le 9 vi farà compagnia su Radio CRT. Un abbraccio e ciao!